Il Museo Archeologico Nazionale Mecenate di Arezzo ospita per la prima volta la presentazione del notiziario della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, un'ottima occasione per il museo che si trova proprio nel centro cittadino di aprire le proprie porte. Il notiziario è stato presentato sempre soltanto a Firenze in questi 10 anni di storia, quindi per la prima volta esce dai confini fiorentini per arrivare proprio nella nostra città. E quindi una grande opportunità perché la pubblicazione presenta tutte le attività di tutela svolte dalla soprintendenza, quindi gli scavi, le indagini archeologiche, le attività di ricerca che vengono svolte. Noi ci aspettiamo di aprire il più possibile il nostro museo alla cittadinanza, quindi ai cittadini di Arezzo, ma anche delle frazioni del territorio, con iniziative che siano di carattere scientifico come questa, anche di taglio più divulgativo, sia per i giovani ma anche per le famiglie, per i bambini, proprio perché il museo sia sì un luogo di conservazione ma sempre di più un luogo di cultura. È molto importante che proseguano queste iniziative di studio e di ricerca sull'archeologia, un momento in cui l'archeologia sta quindi affrontando dei cambiamenti molto grossi anche in Toscana. Le riviste come il notiziario sono la testimonianza appunto del grande lavoro che gli archeologi portano avanti e che in questo caso riguarda anche proprio studi aretini, quindi è molto importante che questa presentazione venga qui nel bellissimo Museo di Arezzo. Il nostro notiziario riassume un'attività di tutela che riguarda tutto il territorio toscano e non solamente quello fiorentino. Anzi, devo dire che in questi ultimissimi anni proprio l'attività di tutela qui ad Arezzo ha portato alla scoperta di cose importantissime. Mi riferisco soprattutto agli splendidi mosaici romani usciti alla Fortezza Medicea di Arezzo, che sono in corso di indagine e che indubbiamente arricchiscono ancora un contesto che, come sappiamo, da sempre è stato fonte di ritrovamenti importanti. Pensiamo alla Chimera e pensiamo naturalmente anche alla Minerva, insomma.